Miro, Mirello, raccontare è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzone divertente, una storia leggendaria, sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro, Mirello. Buongiorno a tutti. Come state? Spero benissimo, perché oggi abbiamo una bella storia di animali. Gli animali, chissà perché, sono stati tra i soggetti principali delle storie che amiamo di più, che noi che siamo stati bambini, e i bambini che lo sono tuttora, amano più. Perché i topi, le volpi, i gatti, i cani, sono personaggi che hanno qualche cosa di comune con noi, ma anche di diverso, di strano, di misterioso, come tutte le cose della vita. Vedete, alle mie spalle una bellissima volpe. Una volpe che sta cercando di agguantare questi bei grappoli d'uva che ho sopra di me. Perché la volpe e l'uva, probabilmente qualcuno che si ricorderà gli studi classici, Fedro, Esopo e tutti questi autori classici, perché i greci e i latini ne hanno scritte di storie, anzi forse sono stati i primi che hanno scritto, quindi avevano carta bianca e hanno letto e scritto tante belle storie. Anzi, visto che si parla di leggere, mi raccomando, cari genitori, cari nonni, cari zii, quando volete raccontare una bella storia, prendete qualche bel libro, mi raccomando, con delle belle illustrazioni da far vedere, e leggete queste belle storie, anche antiche, anche, diciamo così, di autori classici o anche moderni. Cercate di leggere delle belle storie ai vostri figli, nipoti e quant'altro, perché le storie ci fanno crescere. Allora, questa è una storia di una volpe che era in giro con un po' di amici, sapete, quando sono gli amici alti, gli amici bassi, quando in una compagnia di amici ci sono persone di tutti i generi, ci sono quelli belli come me e ci sono quelli meno belli, ci sono quelli alti come me e ci sono quelli un po' più bassi, ci sono quelli con tanti capelli non come me e ci sono quelli come me. E così, insomma, in compagnia c'è tanta gente. Quel giorno la volpe, lì con un po' di amici che stava girando, a un certo punto passano in una vigna, perché c'era un po' di sole, così l'ho detto, passiamo lì sotto che c'è un po' di ombra e si sta bene. Oh, gli dice il suo amico corvo, guarda che bell'uva, aspetta che la vado a prendere. Zac, il corvo si mette in volo, punzecchia, buonissima. La volpe dice, buonissima dici? Vabbè dai, aspetta che provo. E cominciò a fare uno salto dietro l'altro, ma forse si era un po' mangiato, era rimasta appesantita, chissà com'è. Fa lo stesso che cerca di fare i salti a destra manca con carpiati, tipo quelli che fanno, tipo come quelli che fa la cagnotta, che va, poi ciuff, prova a fare tuffi di tutti i generi, salti, con doppio carpiato, tipo sembrava Yuri Chiechi quasi, cerca di fare, ma niente, non c'è niente da fare, l'uva rimane lassù, e la volpe non prende niente, dice, ma dopo aver provato tutti i salti, secondo me, no, corvo, secondo me te non te ne intendi di uva, secondo me questa qui è acerba, non è tanto buona, non vale la pena faticare così tanto. Ma come, dicono gli altri, ma noi volevamo assaggiare questa uva. Allora gli altri, passata la volpe, come c'era un cavallo, c'era un cane, un gallo, un gatto, dico, la volpe se n'è già andata. Sì, dai, è andata avanti. Allora il cavallo si mette sotto, sopra ci salta il cane, il gallo salta ancora sopra e il gatto sala sul collo del gallo e così tenendo così, prendelo, dai, passa. E passa l'uva a tutti gli altri. Morale della favola? Se ci si aiuta si riescono a fare le cose meglio, sì. Infatti loro si sono mangiati tutta l'uva, infatti non è rimasta più. Quando la volpe è tornata ha detto,
L'avevo detto io che andava male quell'uva lì, era sparita. E gli altri, sì è vero, hai ragione, era veramente cattiva, ah, per fortuna che non l'hai mangiata. Cose che capitano. Ciao e leggete tanto, che poi le storie crescono. Miro Mirello, raccontare è bello, è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzone divertente, una storia leggendaria, sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro Mirello.